Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo a Malta e questo sarà un Malta futuro, un mini futuro, però ci saranno posti molto carini e molto cibo tipico di Malta. Ora mi trovo a Marzak's Lock, che è un famoso paese di pescatori dove ci sono un sacco di barchette, come vedete, e sono appena andata da Sphinx Pastizzeria, che è proprio qui sul lungomare di Marzak's Lock, per provare i pastizzi, che sono in pratica degli involtini di sfoglia che possono essere ripieni di ricotta o piselli, appunto sono tipici qui dell'isola. Io ho preso quello al formaggio e adesso lo proviamo. La cosa bella è che questi sono pezzi di rosticceria che vanno a costare, ad esempio questo, sui 50 centesimi. E anche tutti gli altri pezzi di rosticceria tipici maltesi, tipo la cassa tatta che probabilmente assaggeremo questa sera, quindi successivamente, costano appunto sui 50 centesimi, quello che è gigante tipo 1,20 euro, quindi molto molto approvato. La sfoglia è calda, così il ripieno che è cremoso. Devo dire il formaggio anche si sente, però è delicato, però anche il sapore della sfoglia è molto buono. È abbastanza unto, però è bello caldo, quindi questo posto è approvato. Ma qui a Marzak's Lock, se vi interessa, c'è suppongo sia la stessa catena di pastizzi che sta anche alla Valletta. Sempre al mercato di Marzak's Lock ho preso anche questi biscotti che si chiamano con un nome impronunciabile che vi scriverò qui sotto perché veramente non so come si pronuncia. Però comunque sono tradizionali maltesi e sono biscotti, diciamo, che all'interno hanno tipo la melassa, lo zucchero, e poi vedo qui negli ingredienti ci sono anche delle spezie, tipo il cumino, eccetera. E lo assaggio nel mio Airbnb di Marzak's Lock, perché fuori c'era vento e l'audio veniva brutto, e quindi lo assaggio ora. Morbido! È morbido? E questo mi ricorda molto un dolce sardo che si chiamano tiricche, della zona, diciamo, nord-ovest della Sardegna. La pasta intorno è molto friabile, tipo una frolla, però sottile, 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 ed è morbida. E l'interno è anche, esatto, il sapore è dato dalle spezie principalmente. Ha questo sapore, sì, esatto, speziato, è il termine giusto. Allora, adesso vado all'assaggio di questo torrone che ho comprato sempre al mercato di Marzak's Lock. E c'è scritto che è un torrone tipico di Malta, come vedete qui, e assaggiamolo. Vuol dire che è dolce, è molto duro, e non sono amante di questi generi di cose. E sì, appunto, c'è dolce, si appiccica un po' i denti. In realtà non è che mi piace tantissimo, poi in realtà era una barretta, era una, diciamo, una barra artigianale, però l'ho pagata comunque sempre 10 euro. Ci sono queste frutte secche, però boh, pensavo fosse più buono. Non so, premetto che appunto non amo queste cose così caramellate, però assomiglia tipo a quelle cose che vendono alle fiere, tipo le noccioline, quelle che girano, diciamo, caramellate appunto. Però non me lo aspettavo più buono. Sono in questo ristorante che si chiama The Nun Artisan Burger e c'è cucina tipica maltese. Quindi vediamo un po'. Ci hanno portato un antipasto così, gratuito, tipo un cestino del pane con la salsa. Vedi, assaggiamo. Tanto tanto aglio, cioè. Tanto tanto. Il pane comunque è molto buono. Questo invece è il timpana, che all'interno ha una pasta al forno, faccio vedere. Ha un sapore davvero particolare, come vedete dentro c'è la pasta, con fuori la sfoglia. Che odore, strano, particolare. Diverso dalla pasta. La pasta è buona, cioè tipo sì, mi assomiglia molto alla pasta al forno, come vedete, il ragù. Questo è un piatto che ho visto, è fatto tipo con vitello e farcito tipo con varie cose, c'è anche un uovo sodo dentro, e come vedete qui.
E insomma c'è tipo una specie di involtino di carne e con una salsa poi con tipo tipico maltese, tipica maltese. Vediamo un po'. Sembra tipo che c'è anzi anche la salsiccia, una cosa simile alla salsiccia anche. Particolare. Andiamo all'assaggio degli altri ora. Ora vado all'assaggio del coniglio, che è un piatto tipico, anche questo, proprio di Malta. Si chiama Fennec. Fennec. Coniglio. È tipo in una cremina. E quel pezzo che ho preso appena preso è un po' duretto, però penso perché ci sono vari pezzi. Tipo il pollo, cioè ci sono vari pezzi. E vediamo. Se è più tenero. Allora, diciamo che il coniglio è difficilissimo da mangiare, cioè praticamente tutto osso, e è molto molto delicato come sapore. La cremina ricorda quella tipo degli spezzatini col vino bianco italiani senza sugo, però è molto molto delicato come sapore in sé. Invece il timpana veramente mi è piaciuto troppo, e le porzioni comunque era veramente gigante, e un prezzo giusto, però quel coniglio è un po', mi ha un po' spiazzato perché praticamente tutto osso è un po' più complicato. Anche la prima cosa che ho assaggiato, quella specie di rollè, mi è piaciuto molto. Quindi se venite, quelli sono più consigliati. Le patate anche, che hanno la buccia. Sono molto buone. Non ho capito con quale piatto me l'hanno portate, però. Questi sono gli Incaret, che ovviamente non so sempre come si pronunciano. Sono dei biscottini con all'interno una crema fatta con i datteri e frutti. E questo è gelato maltese, si chiama proprio gelato maltese. Questo è particolare perché dentro ha la crema appunto di datteri. Effettivamente sono di frutta secca e si vedono proprio i pezzettini di datteri, la pasta di datteri. Particolare, è molto saporito, un sapore inusuale rispetto ai nostri, molto più arabeggiante. Particolarissimo, non mi aspettavo sapesse fosse così saporito, perché c'è i canditi dentro e la frutta secca. Questo è buonissimo, regge col gelato italiano. Il gelato che vi servono con questi, gelato tipico maltese, potete anche prenderlo nella coppa, quello secondo me è buonissimo. Fate squagliare leggermente. Questo invece è l'Elva Tattork, non so se si pronuncia così, ovviamente no, Elva Ice Cream, che è un gelato fatto con appunto l'elva, che è una specie di torrone morbido fatto con la salsa tahina e lo zucchero tipo. Questo sa più tipo una cosa un po' più tendente al crema, non so, mandorla. Infatti qui ci sono proprio le mandorle, c'è una consistenza più strana, non lo so, è abbastanza neutro questo. Per entrambi vi consiglio di lasciarli squagliare leggermente. L'altro era molto più buono, quindi vi consiglio di prendere anche tutta la coppa di quello. Andiamo alla prossima tappa. Qui alla Valletta c'è il caffè Cordina, sempre sulla strada principale, che è il caffè più, diciamo, il bar, pasticceria più famoso della Valletta. E dentro ho visto, sono entrata ed è molto molto bello, c'è un lampadario stupendo. Mi ha ricordato molto quelli della Reggia di Caserta, con tutti i fiori di vetro. E poi appunto è molto antico all'interno, perché è dal 1837 comunque che c'è. E ci sono un sacco di, c'è un sacco di dolci, assortimento dolci fighissimo. E poi anche salati. Allora, quello che avete visto al Nano The Artisan Baker è il gelato all'Elva Tattork, solo che in questo caso adesso vado ad assaggiare proprio l'Elva Tattork, che è praticamente un dolce tipico di Malta, o comunque così c'è scritto anche sulla confezione, che in realtà è tipico anche di alcuni paesi medio orientali come la Turchia per esempio, e altrove è conosciuto ad esempio come Alva o con altri nomi, e a Malta si chiama Elva Tattork. In pratica è questa sorta di torrone morbido, dolce, a base di salsa tahina, la salsa, per capirci, quella che per fare l'hummus di ceci, insomma. In questo caso io l'ho comprato all'aeroporto di Malta, a Di La Valletta, al duty free, però la marca è Caffè Cordina, quindi il caffè più famoso della Valletta. Allora, in realtà la consistenza è durissima, cioè non durissima, però è comunque duro, cioè non è
morbido, devi scavare bene per riuscire ad ottenere qualcosa. Ha un sentore retrogusto tipo le mandorle, quelle delle fiere, quelle diciamo che vengono fatte caramellare nel cerchio, insomma. Diciamo che assomiglia al sapore, ma non è quello, è particolare. Devo dire particolare, non mi era mai capitato di provare un dessert così. Oddio, non è che sia una cosa di cui non potrei più fare a meno, almeno per il mio gusto personale, però mi ha fatto piacere provarlo. Andiamo alla prossima tappa. Come altra tappa ci troviamo a La Valletta, esattamente davanti alla Fontana del Tritone, che si trova di fronte alla porta principale. Qui c'è la porta principale. In questa piazza, ora vi faccio vedere, ci sono un sacco di tipo baracchini che vendono i pastizzi, i pezzi di rosticceria maltesi a pochi centesimi, pochi spicci, qualche euro, quelli più costosi. E ora li andiamo a provare. Ecco, vedete, qui ci sono tutti questi baracchini. Qui c'è la porta della città. E qui ci sono i baracchini e io probabilmente andrò a prenderlo, il primo baracchino qui dopo la fermata dell'autobus. Allora, questa è la bustina che mi hanno dato in cui hanno messo dentro tutte le varie cose. Ecco, questa è la prima cosa che ho preso ed è un pastizzo ai piselli. I pastizzi, come vedete, sono tipici di qui e questi ai piselli che prima ho assaggiato quello al formaggio stamattina e ora piselli. C'è all'interno appunto una pasta fatta con i piselli. Non penso siano piselli puri, sicuramente penso ci sia qualcos'altro anche. La sfoglia è tenerissima, davvero. Quella all'altro posto era un po' più resistente, un po' più dura. Questa invece è proprio morbida, morbida. Anche croccante. Come secondo assaggio ho questo che si scrive cassatat, tipico sempre qui di Malta. E questo è con la ricotta. È tipo un impasto di frolla con la ricotta dentro. È buona, non è secca. Poi questi pezzi di rosticceria ve li danno tipo caldini. Quindi è buonissimo. La ricotta in realtà ha un sapore, ecco, arriva dopo, però è tendenzialmente delicato come un sapore di ricotta. No, però si sente anche. È molta, l'ho pagato poco, 1 euro e qualcosa credo. Sì, diciamo il sapore della ricotta è leggero, però è tantissima, quindi questo compensa. E anche questo ve lo consiglio davvero, questo baracchino avrei preso tutto tipo. Come ultima cosa ho preso un pezzo di pizza perché mi ispirava moltissimo, tipo pizza così in teglia. Questa era uova e salsiccia. Praticamente potete comprarvi tutto il baracchino, costa pochissimo, questo l'avevo pagato tipo 1,80 euro, tutte le altre cose, pastizzi tipo 50 centesimi, comprate tutto e spendete pochissimo. Cioè veramente, questa è buona, cioè è ora si è un po' raffreddata, però è buonissima, cioè è buonissima. Poi sono un fan della pizza alta, con la mozzarella così un po' raffreddata, mi piace molto. Quindi poi anche l'odore è buonissimo, ricorda la pizza italiana veramente. E poi ho visto che la sfornavano lì per lì. Questo è super consigliato davvero, cioè una delle cose penso più buone che potete prendere qui. Anche il würstel. Questa pizza è buonissima, ragazzi, cioè se la trovassi in Italia. Essendo un video delle cose tipiche, cibi tipici di Malta, c'è questo, che non è propriamente un ristorante, un locale, però diciamo io mi trovavo a Marsaxlokk e c'è il supermercato, lo Spar, e ho trovato questo prodotto tipico che sono dei formaggetti. Prodotti tradizionali qui diciamo, l'arcipelago maltese, però in prevalenza di Gozo. E insomma, mi piace sempre andare nei supermercati a comprare queste cose tipiche, tipo questi formaggetti. Allora, questi ci sono sia freschi che come questi, tipo un po' più secchi, più stagionati, e anche questi speziati, quindi tipo con il pepe, con le spezie, con le erbe, però volevo provarli in purezza. Questo ricorda tantissimo il pecorino, l'odore, cioè è pecorino praticamente. In effetti sono con il latte di pecora, quindi mi sembra giusto anche. Intendo pecorino romano, ecco. È particolare perché il sapore ricorda un pecorino, ma non è forte come il pecorino romano. Poi c'è la parte sopra,
come vedete, che più rimane bianca. La parte sotto invece rimane un po' più morbida, quindi nonostante sia stagionato, non è quello super stagionato, proprio tipo il parmigiano reggiano, insomma. E rimane una via di mezzo, un compromesso, insomma. Per me che non amo i formaggi stagionati, ci può stare. Assomiglia molto a un pecorino da noi, però più delicato, molto più delicato. Sempre allo Spar di Marsax Lock ho comprato anche la Kinney, che è questa bevanda, è proprio tipica di Malta. Infatti in praticamente tutti i posti vedete questa Kinney, che è proprio appunto tipica dell'isola. E praticamente è una bevanda a base di arance amare e erbe aromatiche, e comunque ha la caratteristica, ecco, di essere un po' amara. Infatti io ho provato questa, che in questo caso è la Diet Kinney, quindi zero zuccheri, insomma zero, e l'ho trovata con un gusto davvero molto molto simile al San Bitter, non so se qualcuno di voi l'ha mai provato, e solo che è sgasata e con meno sapore. Però appunto a me, non piacendo le bevande amare, non mi è piaciuto. Però magari per chi piace il ginger, ecco, il San Bitter, probabilmente vi piacerà di più. Però è stata un'esperienza caratteristica. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, il video si conclude qui. Vi ringrazio tanto, spero che vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se così è stato, vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale se vi va. Vi chiedo anche di commentare qui sotto al video e magari condividerlo con una persona con cui vorreste andare a Malta, o semplicemente condividerlo se l'avete trovato interessante. E vi chiedo anche di seguirmi su Instagram se vi va, sempre AuroAlwaysFood. E noi ci vediamo al prossimo video. Da Malta è tutto, ciao!